Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Enzo e questo è il canale Passione Moto. Benvenuti in questo nuovo video dove vedrete delle immagini dove le persone non hanno la mascherina e non c'è distanziamento sociale. Questo perché? Perché queste immagini sono datate febbraio 2020, dove il Covid non esisteva ancora. Quindi il video che andrete a vedere è dell'anno scorso. Mi scuso per la qualità delle immagini, però vi auguro buona visione comunque. Ciao, bye! Allora, ci prepariamo per la gitarella domenicale. Vi faccio vedere il tempo. Bellissimo. Ieri sole pieno, oggi nuvolo. Questa che è comunque noi, andiamo a farci lo stesso la gitarella domenicale. E speriamo di non prendere l'acqua. Come al solito, noi quando usciamo prendiamo acqua. Ci siamo premoniti di pioggia, però adesso anche vedete che come buio il tempo, vediamo, ok? Siamo pronti per partire, metto il casco, il giaccone e si parte. Siamo sempre ad Acqui, una domenica che non piove, potete vedere dietro, felice? Felice, eh? Dai, andiamo a fare 4 passi ad Acqui e andiamo a farvi vedere la bollente. Per chi non è di Acqui, la bollente è una fontana di acqua bollente, di acqua termale. La fonte della bollente è la sorgente d'acqua calda che è il cuore di Acqui, il cuore di tutti coloro che arrivano e devono conoscerla. E il loro benvenuto viene dato dall'acqua calda che sgorga a 75 gradi. L'acqua esce che scotta, da qui il nome degli abitanti di Acqui, gli scottati. Sono scottati così pure coloro che arrivano per la prima volta. In una specie di rito di iniziazione, immergono la loro mano nella bocca della sorgente, si scottano, la ritirano rapidamente, ma saranno per sempre scottati. Queste acque sono un fenomeno naturale che in passato veniva spiegato con teorie molto fantasiose. Si sono scomodati i draghi che giacevano nelle viscere della terra e con un alito pestilenziale che riscaldava quelle acque. Salvo poi, sviluppo della scienza, giungere alle conclusioni per cui queste acque termali di profondità sgorgano a circa 2000 metri sotto di noi. Furono i romani che seppero apprezzare le ottime capacità terapeutiche delle acque della sorgente, della bollente e delle altre acque del bacino termale. Con il mutare dei tempi, Acqui ebbe con l'Ottocento soprattutto e con la Belle Époque il suo periodo più importante, quando si ricostruirono o si costruirono ex novo degli alberghi sontuosi adatti a ricevere una clientela molto esigente, illustre, mondana. Col mutare dei tempi e il mutare delle esigenze, la richiesta della città ha saputo aggiornarsi e offrire, come a quegli antichi turisti romani, il benessere delle acque e il piacere dell'accoglienza.